Devo prendere una scheda madre per questo HP del precedente video. Ma aveva un costo, e ha un costo minore, un costo decisamente minore. Sono riuscito a prendere questo, e ora vedremo di cosa si tratta. Ho probabilmente esagerato, ma mi sono incarognito. Dato che mi sono incarognito, allora ho preso questo, perché è costato decisamente meno della motherboard. Le bolle. Le bolle, la carta. Un imballaggio fatto bene. Un imballaggio fatto bene. Vediamo. E già potete capire di cosa si tratta. È un ricambio per il computer che stiamo riparando. Ed eccolo qua, il nostro ricambio è praticamente identico. Quindi di quel computer noi sostituiremo il case, la CPU, la scheda madre, sostituiremo il CD-ROM, sostituiremo l'alimentatore. Sostituiremo tutti i cavi e terremo solo il coperchio superiore e l'hard disk. E così abbiamo riparato il computer. Vedete, sostituendo quattro semplici cose, noi ripareremo quel computer. Semplice, no? Abbiamo quindi trapiantato la RAM e l'hard disk su questo computer, su questo calcolatore elettronico che adesso in qualche modo, in qualche forma, proveremo. Si tratta solo di fornire alimentazione al sistema e sperare che la tastiera USB funzioni. E quindi forniamo alimentazione al sistema, il quale non fa nulla. Accendiamo il monitore. Vediamo se il monitor si accende. Accendiamo anche il computer a questo punto. Ottengo del suono, molto delicato. Ottengo dei... Non capisco, non si vede nulla. Il computer è acceso. Forse devo selezionare l'ingresso, ma sono su D-Sub e non vedo nulla. Non vedo nulla. Non si capisce cosa accade. Il computer fa accendi e spegni. Fa accendi e spegni e non si vede niente. Perché? Sta a vedere che anche le memorie hanno un problema. Ok, stacchiamo, togliamo le memorie e proviamo quella che c'era. Questa via e queste via. Rimettiamo la memoria che c'era prima. Che nulla può andare bene subito. Bisogna sempre avere dei cazzi nel culo. Ok, facciamo così. Riaccendiamo. Ficchiamo. Sì, però se non ficco l'alimentazione qua non succede un cazzo. Riaccendiamo. D-Sub. E non vedo niente a monitor. Questo coso fa accendi e spegni. Perché? Ok. Stacchiamo anche l'hard disk a questo punto e abbiamo sostituito. Lo scolleghiamo. Vaffanculo, lo abbiamo perso del tutto. Ecco qua, lo accendiamo senza hard disk. Riproviamo. E lui fa accendi e spegni. E non funziona. E io bestemmio. Questo coso fa accendi e spegni. Alla fine è partito. Dopo un po' di calci, ho dovuto togliere cose, mettere cose, muovere la RAM qui. Ecco, come vedete, i soliti falsi contatti sulle RAM. È un dramma che ci affligge questo. Veramente un dramma che ci affligge. Va bene, facciamo la seguente. Proviamo le RAM, abradendo con una gomma da cancellare, abradendo i contatti. Proviamo il classico sistema di una volta, e cioè abradere. Con una gomma da cancelluerui.
contatti delle RAM e poi passarci sul dito sporco, logicamente. Ma puliamo i contatti intanto dall'ossido eventuale presente sui contatti. Effettuiamo una pulizia, passiamo il dito sporco. Dopodiché, una per volta, rimettiamo le RAM. Vediamo. Vediamo di nascosto l'effetto che fa. Qualcuno nei commenti ha scritto: mi sono perso gli ultimi 20 anni di evoluzione dei computer. È vero. Perso volontariamente, perché non me ne fregava un cazzo. Pulisco anche questa, che era la sua RAM originale. E che a quanto pare si diverte a fare falso contatto. Dopodiché passerò allo spray. Dito sporco. E spray pulisci i contatti qua. Spray asciutto. Se lo trovo, se capisco dove è finito. Perché ho anche il WD-40. Ho anche il WD-40, ma mi sembra eccessivo al momento. Userò lo spray. E anche sui contatti, sì. Sto abbondando. Sto abbondando. Come dice il proverbio, meglio abbondare che essere deficienti. Dopodiché, senza aspettare che asciughi, io metto le RAM. Ovviamente al contrario. Anche se una parte di me vorrebbe irrorare tutto di WD-40. Ho messo queste due RAM, adesso lo accendiamo così. Senza aspettare che asciughi. Così va tutto a fuoco. Il monitor si è acceso da solo, perché ha capito chi comanda, finalmente. Ed ecco il computer che si è acceso. Bene, perfetto. A questo punto io spengo di nuovo e metto anche le altre RAM sporche di feci, masturbando, vedete, bisogna masturbare il contatto di collegamento. Ho messo adesso tutte le RAM e adesso io riaccendo e proviamo una cosa per volta. Sembra che si sia acceso. Vediamo il monitor che cosa ci dice. Il monitor vede segnale e ci dice che esso vive bene. Proseguiamo, adesso a questo punto colleghiamo il CD-ROM, andiamo un passo per volta, perché questo coglione evidentemente vuole un po' di attenzioni, e diamogli un po' di attenzione. Ora abbiamo collegato il CD-ROM, riaccendiamo di nuovo, accendiamo, vediamo il LED rosso che dovrebbe diventare infatti blu, perché vede segnale sul video, molto bene, molto bene. L'unico problema è questa scheda, non ho un connettore per questa scheda, ma si accende col CD-ROM. Adesso colleghiamo, staccando tutto, l'hard disk. Qui c'è un cavo avvolto a cazzo di cane, a mentula canis. In teoria dovrei riaccendere e riprovare di nuovo, perché sappiamo benissimo chi c'è lassù e come ci tratta. Metto l'hard disk qui. Ho creato uno slot con del padding, adesso ve lo faccio vedere. Vedete, ho paddato questa zona, così ci metto l'hard disk. Prima nel computer questo ballava a cazzo di cane, a mentula canis. Ora direi accendiamo così com'è e vediamo che cosa accade con l'hard disk. Vediamo, cavide proprio letteralmente in mezzo al cazzo. Accendiamo, il passaggio dei cavi va sistemato meglio. LED blu, quindi si è acceso, ottimo. A questo punto vediamo se la tastiera risponde e se il computer reagisce alla vita, se ci dà la vita. E pare di sì, ha visto l'hard disk, ha visto la RAM 4 giga, ha visto il CD-ROM F1, save changes. Perfetto, e a questo punto potrebbe anche partire. Eccolo lì, inventati ste due palle. Starting Windows, ok. La ventola funziona, questa aspira a grandi cose, questo c'è, bene, molto bene. Perfetto. Qui c'è una password che non so e quindi io devo andare a spegnere. Come si farà ad andare lì? Devo collegargli per forza un mouse. O forse posso premere e lui arresto del sistema. Bene, posso premere. Bravo Windows, che capisci le cose. Bravo. Molto bene, ora lui viene arrestato dall'FBI e direi che ok. Una parte di me vorrebbe provare le CPU e cambiare la pasta termica a questa, che sicuramente sarà smerdata. Quindi è ciò che faremo. Quindi adesso funziona e fra poco non funzionerà mai più. Ma prima passo meglio questi cavi. Il resto del sistema vaffanculo, 2 ore. Ciao. Ciao. Scopriamo insieme l'orrore che giace. Ah.
al di sotto di questa CPU. Cosa ci sarà? Secondo me ci sarà una pasta del cazzo. E infatti c'è l'asciuttanza, vedete, completamente asciutta. C'è la totale asciuttanza. Questa era una CPU destinata a decedere. Ora diamo una pulita, anzi prima però proviamo una delle altre. Io immagino che sia identica. Verifichiamo. E sembra esattamente identica. Intel 85, Core 2.2, SLA 9V Costa Rica. Bene, e questo è uno. Questo cos'è? Intel Core 2.2 Costa Rica SLA V2. 266 MHz, stessa velocità. Proviamo questa CPU. La proviamo al volo, senza dissipatore. Non dovrebbe succedere nulla per un attimo. LED rosso, LED blu. Bene, quindi la CPU funziona e lui si avvia. Adesso appena parte io spengo, così non c'è rischio che si sovradiscaldi. Di sub, segnale video e starting Windows e io lo ammazzo brutalmente. La CPU è tiepida, proprio tiepida. Bene, quindi questa CPU abbiamo visto che funziona. Ora proviamo l'altra. Questo è un Pentium 4, non c'entra un cazzo. E questa è Core 2.2 Slav, bla 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 bla, SLA 9V, non è Slav. Io la chiamo Slav perché c'è scritto Slav. Made in Malesia. Vediamo se i malesi sanno fare la CPU. Si mette qua, si chiude questo e si aggancia. Rificcola. Alimentazione. E si gira sempre al contrario. E accendo. Si accende, il LED rosso diventa blu, perfetto, quindi anche questa CPU funziona. Va bene, io attendo qui che compaia qualcosa a video e Fidel Castro l'alimentazione. Starting Windows, ciao! Vaffanculo a questa cazzo di cosa! I nervi. Bene, a questo punto io gli rimetto la sua originale. Perché? Perché sì, perché tanto è uguale. Eccola qua, identica, forma leggermente diversa, prodotta e costruita e realizzata e non si sa cosa in Costa Rica. L'ho messa bene? Sì. Chiudo, riverifico che funzioni, perché non si sa mai, i cazzi sono sempre in agguato, i cazzi. Accendo. Blu, LED blu, perfetto. La CPU sta scaldando, ma poco, perché è una prova al volo, quindi non cominciate a dirmi ah, non si montano le CPU senza i dissipatori, ah, non si montano. Per una prova di un attimo non succede niente. Ottimo. Adesso puliamo qua, mettiamo la pasta termica della Arctic, che è la migliore dell'universo conosciuto, e chiudiamo questa realizzazione, questa riparazione, questa... Mi ricorda uno dei video di Elio Estere Tese con la con il trapianto di resto del corpo. Praticamente abbiamo trapiantato il resto del corpo di questo computer. Operazione conclusa. Ha fatto anche l'arresto del sistema. Io ho rimesso la scheda video qui, ma siccome mi sono collegato qua, lui comunque ha visto il segnale qui. Vedremo se il mio amico usa questa porta o questa, adesso non me lo ricordo. Ho passato i cavi bene, guardate, ci sono degli slot qui dove infilare i cavi IDE in modo che non rompano cazzo e palle quando si chiude l'alimentatore. E anche questa parte chiude bene. Adesso gli metto il coperchio, che devo cercare perché sinceramente non lo trovo più. Dove l'ho messo? Adesso l'avrò gettato sicuramente lontano. Dove ho messo il fottuto coperchio di questo fottuto computer? Dove ho messo il... Ah, ecco, deve essere uno di questi. Eccolo qua. HP.
Adesso metto il coperchio, che immagino si metta così. Vabbè, comunque, ora io il coperchio lo metto e con una mano non lo posso mettere. Adesso finalmente potrò dedicarmi alla manutenzione di un'apparecchiatura, meravigliosa, un'apparecchiatura che addirittura è garantita a vita. Garantita a vita, è un apparecchio garantito a vita. Sottoposto ad accurati controlli. Questo apparecchio è assolutamente perfetto, i controlli garantiscono l'assoluta perfezione di questo apparecchio garantito a vita, un apparecchio assolutamente perfetto, garantito a vita. Un fornelletto per le piastrine, vape, assolutamente perfetto, garantito a vita. A vita, garantito per tutta la vita. Io questo ce l'ho in garanzia per tutta la vita. A vita. Potrò tramandarlo a future generazioni e sarà ancora garantito a vita. Forever, per sempre. Guardate, è un cavo lunghissimo. Cavo garantito a vita. Perché i controlli ne hanno certificato l'assoluta perfezione. Guardate, questa è perfezione assoluta. È garantito a vita. Garantito a vita.